Amici di Italia Army, ben ritrovati. Come avete visto, siamo di nuovo e finalmente in Armeria Gamba a Lugagnano con un pezzo molto interessante e raro nelle armerie italiane, perlomeno. È un Penelli 828U, il primo sovrapposto della casa di Urbino. Molto famosa per semiautomatici da caccia a canna liscia e a canna rigata, ma mai è entrata nel mercato con un mai prima d'ora con un sovrapposto. Abbiamo da farvi vedere la versione Silver, una delle due versioni. La versione Silver è con il fusto o la carcassa in Ergal, finita in bianco o anodizzato grigio, mentre la versione nera con carcassa nera per il momento non è ancora disponibile. Sono tutte in calibro 12 per il momento, calibro 12 con la camera da 76, quindi Magnum, e canne da 65 o 70 mm. Qui abbiamo la versione con canne da 65. È un fucile che colpisce subito per la leggerezza. Un fucile molto leggero, sembra di avere in mano un calibro 20 o anche meno. È un fucile molto moderno e molto innovativo. Direi a partire dal sistema di chiusura. Se riuscite a vederlo. Con la culatta in acciaio, un sistema molto simile ai monocolpo blaser. Vedete come funziona. Ha anche un sistema di scatto estraibile, come i più costosi fucili da piattello, da tiro al volo, che purtroppo non mi sento di smontare, ma sul web vedete, trovate molte immagini dello scatto smontato. Ha un sistema di riduzione del rinculo molto caro alla Benelli, che sa davvero ammortizzare le cariche calibro 12 più esasperate. E sempre parlando del calcio, dei distanziali per correggere la piega senza andare da uno specialista di calci. Ha avete visto, la dotazione comprende una bella valigetta con un bel rivestimento all'interno morbido. Vedete, una bella valigetta, gli strozzatori perché le canne hanno strozzatori interni, la bottiglia d'olio, la chiave che vi faccio vedere almeno dove va inserita per togliere il gruppo di scatto, va inserita all'interno. Mi viene in mente come un SKS, ma non credo che le due armi siano confrontabili. Abbiamo la chiave di smontaggio degli estrattori e i vari manuali d'uso. Ha un bellissimo, dei bellissimi legni finiti ad olio. Vedete, la finitura è molto bella, tutti i dettagli sono molto curati, le finiture sono molto curate. Abbiamo un sistema diverso di armamento dei cani, quindi non vengono armati con la classica apertura del fucile, ma vengono armati con la chiave. Con la chiave d'apertura, così che
aprire il fucile sia un movimento più leggero e fluido. Abbiamo degli estrattori ad impulso che non credo riuscite a vedere bene. Comunque all'interno della camera di cartuccia c'è il vero e proprio sistema di espulsione, e come potete vedere la bindella è in carbonio, fibra di carbonio, e le canne sono molto staccate una dall'altra, sia per una questione di leggerezza che si nota subito, di un buon bilanciamento, e presumo anche per il raffreddamento delle canne, anche se sulla caccia magari non è un problema così ricorrente. Abbiamo come ultimo la sicura e la selezione della canna per lo sparo. Il nasello è intercambiabile, come vi dicevo, i distanziali per correggere la piega del calcio. Faccio vedere anche dall'altro lato. Sono delle caratteristiche, le finiture sull'impugnatura e sulla parte posteriore della carcassa. È un fucile molto innovativo nell'ambito dei sovrapposti da caccia. Per il momento ce ne sono veramente pochi disponibili in armeria, ne vengono distribuiti veramente pochi, anche se è già diversi mesi che è disponibile negli Stati Uniti. Faccio vedere ancora un attimino, faccio vedere anche chiuso. Vedete, un fucile molto compatto con le canne da 65 e molto leggero. Non provo lo scatto, ma la sensazione è quella di un fucile veramente fatto bene e studiato bene. Io con questo vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo il prezzo di listino, che è di 2.850 euro, e tutto qua. Grazie della visione, ciao!